Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi ci occupiamo di un try on haul di scarpe. Sì, un po' che non compravo scarpe, soprattutto su Quantico. Abbiamo un sacco di scatoline, un sacco, quattro paia di scarpe, quindi quattro scatoline da spacchettare insieme. Andiamo a vedere che cosa ho comprato. Dai, apriamo la più piccolina che è questa qua per prima. Ho comprato dei 39 e dei 38. Una cosina sola in 38 perché in 39 non era più disponibile. Ho fatto al solito degli affaroni perché tutte le scarpe che ho comprato erano in super super offerta. Alcune a 5,99, altre a 9,99. Quindi ho speso pochissimo. Ma andiamole subito a vedere, dai. Allora, ho preso queste infradito, questi sandaletti infradito, molto molto semplici, molto molto classici, linea proprio minimal, iper minimal, col tacchetto basso basso, mettibile veramente su tutto tutto, adesso magari sul jeans che arriva a settembre o su vestitina a costine, insomma un pochino su tutto, sono proprio semplici, di un colore neutro, quindi iper iper utilizzabili. Poi al solito vi metterò il video del try on haul, stavolta mi sono divertita anche un po' a ballarci sopra, ma va bene, dai, non fateci caso. Poi altra scarpina che è questa qua. Io ovviamente, allora, arrivano iper imballate, imballate benissimo. Ho tolto tutte le carte, ho tolto la dusty bag per essere più comoda e non dover togliere niente dalle scatole quando vi faccio vedere le scarpine, appunto. L'altro paio di scarpe è questo qui, eccole qua, sono questi sandali con plateau e con anche il tacco molto largo e quadrato, ma abbastanza basso, iper comodose, un po' tipo sandalo da spiaggia, ma con questo tacco così, non lo so, mi piace anche. Vabbè, a parte la scritta Quantico cubitale, ma quando poi ci mettete il piede non si vede tantissimo. Ok, Kira che abbaia, al solito la salutiamo. Ciao Kira. Ok, a parte appunto quando le mettete non si vede la scritta, ma io le utilizzerei anche poi semplicemente col jeans, anche queste in un look molto semplice, ecco, non iper elegante perché ovviamente queste sono tutto fuorché eleganti, ma insomma, non so, mi piacevano, avevano questo stile particolare. Cerco sempre di uscire un pochino dai miei canoni quando acquisto su Quantico o in generale magari in super promozione. Prendo quelle scarpe che magari, non so, metto quella volta o due, però queste le voglio comunque testare. L'altro che ho comprato su Quantico le ho comunque sfruttate moltissimo, quindi vedremo che con queste se riusciamo ad utilizzarle tanto o meno. Dipende quanto dura ancora l'estate, se oggi da me è bruttissimo, ad esempio. Dai, altro paio di scarpine, questo qua in questa scatolina qui. Andiamole a vedere. Sono anche loro dei sandali. Eccole qua, questi sandali neri, tipo catwalk, un po' così, molto sportivi, molto semplici, un po' in stile maschile. Non lo so, anche questi sono molto particolari. Di solito non è proprio il mio genere, ma anche questo volevo provarle ad indossare, a vedere come stanno. Nel try on haul io ve l'ho messo semplicemente appunto con un jeans bianco leggermente strappato e una camicetta un po' over, appunto come sono vestita ora, e stanno benissimo appunto tutte le scarpe che ho messo. Queste le vedo bene magari anche su una gonnellina costine, su qualcosa di semplice, ecco, magari non su un vestitino floreale con queste sotto, direi proprio di no. Non lo so, magari un bermudino, uno short di jeans, una cosa un pochino più sportiva, ecco. Comunque sono iper iper comodose, super super approvate. Anche il materiale mi sembra molto buono in tutte le scarpe, soprattutto considerando il rapporto qualità-prezzo. Alcune scarpe le pagate 5,99 euro, quindi insomma direi che non ci possiamo assolutamente lamentare. E poi altre scarpine sono queste, che mi piacevano tantissimo. Sono questa sorta di stivaletto aperto con tutti questi lacci davanti che fanno un bellissimo disegno sul piede. Hanno anche loro questo tacco quadrato,
non altissimo, ovviamente. Sapete che ormai per l'età che ho non metto il tacco iperalto. Scherzo, dai. No, ultimamente non mi va molto. Metto anche le scarpe, vedete, scelgo quasi tutte col plateau in modo che siano molto molto più comode. Anche queste appunto hanno il plateau e le ho pensate appunto per la stagione che verrà, i primi inizi a fine agosto, quindi sul finire dell'estate, settembre. Queste le vedo benissimo benissimo col jeans, non lo so, mi danno questa impressione. Sono le uniche scarpe di cui ho preso il 38 perché mi ero innamorata di loro e il 39 non era più disponibile. Quindi ho dovuto acchiapparmi per forza al 38, comunque mi piacciono tantissimo. Ok, queste sono le scarpine che ho comprato. Fatemi sapere quali comprereste voi, quali assolutamente non vi piacciono, o se mi volete consigliare un particolare tipo di scarpa che non ho acquistato in questo haul, accetto volentieri tutti i consigli. Io vi saluto, questo è stato tutto il mio shopping di oggi, ma non prima di dirvi di iscrivervi. È gratuito, io vi faccio compagnia, vi faccio un sacco ridere, vi faccio vedere e conoscere tante promozioni. E niente, vi mando il mio solito mega bacione e al prossimo video. Ciao ciao!